Movimento 5 Stelle, Diego Venanzoni del Partito Democratico. Un saluto ovviamente a Valeria Valente, la dimostrazione come in quest'Aula anche l'opposizione più dura ha avuto i margini per poter esprimere il proprio dissenso. Non ho condiviso quasi nulla in questi anni del contributo politico di Valeria Valente, però mi fa piacere pensare che in quest'Aula possano parlare tutte le opposizioni, nessuna esclusa. E poi mi soffermo nel mio intervento anche io in un saluto gioioso a Francesca Menna, non gioioso perché va via, ma proprio perché credo che sia importante sottolineare che la sua uscita è semplicemente, da come posso percepire, e che ella non voglia rinunciare a dare il suo contributo alla città, al paese che ha bisogno di donne libere, donne coraggiose, persone piene di passione. E ne voglio ricordare come consigliera comunale il tratto di sensibilità sempre per le fragilità della nostra città. Anche quando non ho condiviso alcuni passaggi dei suoi interventi, ho sempre percepito la passione per la città, l'onestà con cui portava avanti le sue argomentazioni e la voglia di contribuire dall'opposizione, ma in un'ottica di conflitto fino a se stesso con l'amministrazione e con la maggioranza, ma sempre nello spirito di voler trovare magari una soluzione più condivisa dal suo punto di vista. Io credo che questo è un lavoro importante, quello di poter trovare la sintesi tra posizioni differenti, e credo che questa città ha bisogno di persone con questa sensibilità umana, ed anche io sottolineo il fatto che non mi pare affatto scontato, e non è sicuramente un fatto che accade spesso, che delle persone che ricoprono incarichi politici e che l'hanno fatto con passione, quindi non scaldando una poltrona, quando non condividono alcune posizioni hanno la voglia di continuare la lotta in un altro modo. Questo è sicuramente un segnale forte, vuol dire che questa città, il popolo napoletano, ha eletto persone che hanno rappresentato con onore il proprio ruolo, e noi auspichiamo, io auspico come sindaco, che il tuo contributo, Francesca, possa essere dato forte per questa città, che ha bisogno anche di voci critiche, di voci costruttive, di voci forti, anche dialettiche, però sappia anche riconoscere le cose che si stanno facendo, magari da punti di vista diversi, ma questa città ha bisogno di persone che dedicano davvero la loro vita a un territorio così difficile. E io nel tuo impegno di consigliere comunale ho percepito questo, la volontà di batterti come consigliere comunale. Continua a farlo nelle vesti che riterrai, avrai in noi sempre, in noi come cittadini, in noi oggi come amministrazione, in me come sindaco, degli interlocutori attenti, perché ti sei saputo conquistare la stima anche di chi ti ha visto all'opposizione, con un'opposizione dura, perché il Movimento 5 Stelle non ha mai fatto nessuno sconto a questa amministrazione. Evidentemente anche noi sappiamo valutare, oltre che partiti e movimenti, anche le persone, le donne e gli uomini che fanno le lotte. E trovo anche positivo il dibattito che c'è stato stamattina, segno che questo Consiglio ha voglia di esprimersi, ha voglia di intervenire anche sul dibattito politico nazionale, e sono certo che i due nuovi consiglieri sapranno dare il loro contributo fattivo a una città complicata ma così bella da amministrare. Grazie e buon consiglio a tutti.